In piazza il presidio delle associazioni e dei cittadini. Al primo piano di Palazzo Comunale il voto quasi all'unanimità del Consiglio che fa sparire dal piano urbanistico di Lavagna 208.000 metri cubi di volumi previsti per l'area della Piana dell'Entella, per la quale ora a tutti gli effetti è stata ribadita la vocazione agricola. Il Comune ha compiuto quel passo chiesto dalla soprintendenza per arrivare al vincolo paesistico richiesto dallo stesso. Una richiesta di modifica del piano territoriale di coordinamento paesistico, il cosiddetto PTCP, in quanto la disciplina che viene connessa all'area che attualmente è SP1 è non conforme a tutta quell'istruttoria che nel tempo abbiamo fatto e che soprattutto ha fatto il Ministero della Cultura con la presentazione della richiesta di apposizione di vincolo per interesse pubblico. Il voto ha visto la sola astensione del gruppo di Officina Lavagnese e quello a favore, oltre che della maggioranza, anche dei gruppi di minoranza di 100% Lavagna e del Movimento 5 Stelle. Si compie praticamente quello che noi abbiamo proposto già nel primo consiglio dopo l'insediamento, in cui avevamo chiesto esattamente, avevamo fatto una mozione per richiedere il vincolo agricolo sulla piana. Quindi dopo 2 anni e mezzo siamo arrivati a quello che abbiamo chiesto. Un atto per il quale non sentiremo dire dal sindaco della città metropolitana che sia fuffa, come è stato detto per azioni precedenti. Soddisfazione perché questa azione è stata finalmente intrapresa dopo vari evidentemente ripensamenti dell'amministrazione o quantomeno titubanze. Devo dire che le reiterate sollecitazioni del nostro gruppo e anche del Movimento 5 Stelle fin dal 2019 evidentemente hanno anche in parte contribuito. Non è un giudizio negativo, vanno fatti ulteriori passaggi. Abbiamo votato, ci asteniamo perché le ragioni di fondo ci convincono, ma non siamo sicuri che secondo noi non è questa la strada per ottenere un risultato che è quello che l'amministrazione vuole. Bisognerebbe rivedere il piano di bacino e ripartire da un altro punto di vista. In questo modo si dimentica anche del problema della sicurezza della città.